Ci sono
molti amici con i quali stiamo ormai collaborando da qualche mese per ipotizzare la possibilità di realizzare qui a Rio del Monte delle iniziative culturali nel nome di Ed McBain, per esempio l'istituzione di un centro studi, per esempio un festival dedicato, come diceva Armando Tita, ai giovani scrittori, ma le iniziative possono essere tante. Intanto voglio salutare i tanti amici che si trovano qui stasera con noi, con il sindaco Carmine Romano, Michele Patrizzi, voglio salutare appunto Armando Tita, Giovanni Tata e un altro amico col quale spesso ci siamo ritrovati per tracciare in qualche modo una biografia di Ed McBain, Evan Hunter, che è servita poi ad una mia studentessa per iniziare una tesi di laurea dedicata proprio a questo grande scrittore. L'amico è Peppino Ferrieri, rappresentante della Proloco, che pregherei di raggiungerlo sul palco.